Sì, è Baxter. È lui. Salve, amico. Scusa il ritardo. È questa. Perfetto, sali a bordo. Ora posso dire che la borsa contiene il modo per infliggere la più disastrosa sconfitta mai subita dal controspionaggio occidentale.
Ehi, buongiorno Daniel. Buongiorno Brett, come va? Mi sembra una bella giornata. Già. Magari un po' freddina. Davvero un po' freddina. Come hai dormito? Non mi lamento. Ho guardato la televisione fino alle 11. Ah. E ho riscaldato il sacco a pelo e sono piombato nel mondo dei sogni. Buon per te, amico. Tu come sei stato? Hai dormito? Sì, piuttosto bene. C'è stato un piccolo aereo che mi ha svegliato stamattina. Ma dopo pochi minuti mi sono riaddormentato. Affascinante, bella la vita all'aperto. Ora mi manca il giornale col caffè. Cosa? Vieni qui. Vieni qui. Prova a respirare profondamente. Sì, è aria. È aria non inquinata. Niente smog. Silenzio. Bello, bellissimo. Posso chiederti che cosa fai? Sì. Che cosa fai? Semplice, mi preparo una canna da pesca. Poi andrò giù al fiume e prenderò un paio di salmoni. Daniel, perché tanto disturbo quando abbiamo un frigorifero pieno di salmone canadese? Milord, mi permetta, quando io ho parlato di ritorno alla natura, è questo che avevo in mente, non un hotel di lusso. Non puoi accusarmi di vivere nel lusso. Mi lucido le scarpe, mi rifaccio il letto, devo perfino prepararmi la colazione. È dura, è davvero dura. Scommetto che fino a ieri tu ritenevi che il balcone del tuo appartamento a Londra fosse la natura selvaggia, vero? Qui almeno sei costretto a provvedere a te stesso. Sì, e credo di provvedere abbastanza bene. Beh, io non voglio dividere con te le tue provviste. Per me venire qui è come purificarmi lo spirito. Voglio strappare il mio cibo alla terra e se non riuscirò a procurarvelo così, allora soffrirò la fame. Allora, non vorresti una tazza di tè? No. No. Oh, l'avevi già detto. Perché non vai a pesca? Va bene, ci vado. Prenderò almeno due salmoni da un chilo l'uno prima ancora che tu versi il tuo tè. Boom. Vedrai. Boom. Il sole zoom, che sorge zoom, il mattino zoom. Buongiorno, signor Baxter. Buongiorno. Mi chiamo Schubert. Molto lieto. Franz Schubert. Franz Schubert. Bentornato in Inghilterra. Grazie, si sta molto bene qui. Mi scusi, io però non mi chiamo Baxter. Non è Baxter? No. Ma mi perdoni, ho commesso un errore. Non fa buongiorno. Niente, buongiorno. Lieto di conoscerla. Baxter? Baxter. Baxter! Basta. Questa è bella. Baxter! Baxter. Baxter! Stia calmo, stia tranquillo. Baxter. Ma cosa fa? Prego. Ma che sta facendo? Si assicuri che arrivi. Che arrivi. Cosa? Dovrà pure avere la chiave, no? Signor Baxter?
No. Infatti lo temevo. Beh, peccato. L'ho trovato, è morto. Non ha la borsa, passo. Quindi devono averla loro. Non abbiamo scelta, piano 7. 7? Esatto, recuperarla a ogni costo. Tutti gli agenti sono autorizzati ad uccidere. Fine, chiudo. Bene, io non credo che funzionerà. No. Sembra una roccia. Una roccia, e pesa anche come una roccia. Ehi. Potresti limare un anello della catena. Un anello? Sarebbe più semplice tagliarmi la mano con la lima delle unghie. Ci siamo. L'aceti come la lampada. Acetilene? Sì, acetilene. Tu ce l'hai? No, l'ho dimenticata a casa. Sono stato molto sbadato. Un fabbro. Ecco come si fa. Andrò al villaggio a cercare il fabbro. Sai, Daniel, vorrei sapere cosa c'è qui dentro. Ridammi questa cosa. Io voglio solo andare alla polizia, farmela togliere dal polso e raccontare di quel tizio col paracadute. Non voglio fare altro. A più tardi, eh? Io non lo farei, Daniel. Cosa? Andare da quella parte. E perché no? Perché il villaggio è da quell'altra. Ora, se prosegui per il bosco, dopo 8 miglia troverai 8. Una strada. Dopo 6 miglia prendi a sinistra 6 e la strada ti porterà direttamente al villaggio. 8, 6, 14. Senti, perché non vieni con me? No, la valigetta è tua. A più tardi. Daniel? Sì? Per favore, comprami una copia del Times. Mi dispiace disturbarla, ma abbiamo ricevuto notizie dai nostri nella foresta di Grafton. Hanno la borsa? Temo di no, signore. Qualcuno se n'è impadronito. Chi? Non lo so ancora, signore. Il nostro governo ha pagato 500.000 di sterline la chiave per aprire la valigia e io intendo che la somma non vada sprecata. È logico, signore. Sono sicuro che i nostri la recupereranno. Applicheremo il piano 7. Non basta. Fa intervenire la polizia della contea. Inventa un pretesto plausibile, come un omicida armato o qualcosa di simile. Organizzino una massiccia caccia all'uomo, una ricerca casa per casa. Signor, sì. Offri una ricompensa per il recupero della borsa. Fai in modo che chi l'ha presa non possa rivolgersi a nessuno per aiuto. Rendiamolo l'uomo più solo e senza amici del mondo. Agli ordini. Buongiorno. Buongiorno. Salve. L'ho trovato.
E va bene, cosa vuole? Ora non faccia l'innocente, non doveva mettersi in mezzo. Che cosa vuole? Su, avanti, parli, che cosa vuole? Chi è lei? Chi è? Non riuscirà a uscire vivo di qui. Non ha via di scampo. Scampo? Che significa questa storia? Britten! Britten! Stai bene? Sono vivo. È capace. È molto abile. Ma chi è? Accento americano. Forse è della CIA. Non vogliono apparire. Forse è un indipendente. Schubert. O uno dei suoi. Schubert? È un osso duro. Per me è il migliore degli indipendenti. Potrebbe darci dei fastidi. Potrebbe. Ce ne dà. È la situazione che detesto di più. Uccidere o essere uccisi. Chiamo i nostri in questo settore. Non c'è la minima traccia. Torniamo indietro. Va bene. Significhi. Buonasera, signore. Ah, buonasera, sergente. Ma e lei è il giovane Lord Sinclair, vero? Mi fa molto piacere essere riconosciuto. Sono anni che non la vedo, signore. Lei era un ragazzetto e, se mi permette l'espressione, era molto alla mano, specialmente con le ragazze. Già, ma come ha detto, era parecchio tempo fa. Gradirebbe un sorso di sherry da cucina? Grazie infinite, signore, ma in servizio no. Mi aspettavo che l'avrebbe detto. È un po' fuori dal suo percorso questa zona, se non sbaglio. Già, ma ci sono complicazioni, signore. Purtroppo devo chiederle di fare i bagagli e di andarsene. Ah, perché? Beh, non che io voglia imporle di andar via dalle terre di suo zio, ma è meglio per lei. Sì, ma qual è il perché? C'è un omicida in circolazione. Pericoloso, a quanto si dice. Stanno organizzando la più grande caccia all'uomo che ci sia mai stata. Pericoloso. Beh, in questo caso io prenderò una stanza giù al villaggio. Vuole mandare un camioncino a prendere la mia roba? Molto bene, signore. Lei ha una descrizione di quest'uomo? Molto vaga. 1,70 m, americano, bruno, e ha con sé una valigetta nera. Arrivederla, milord. Le hai procurate? I suoi ordini vengono sempre eseguiti, Archibald. Bene. Bene. Vestitevi. Potrete circolare più liberamente. La polizia sta arrivando da tutte le parti. Bene. Ora avete un unico obiettivo. Trovare l'uomo con la borsa, ucciderlo e portarlo da me. Auguri. C'è un piccolo incentivo. 5.000 sterline per chi recupera la borsa. Stai attaccata a me. Che ti ho fatto?
Tre contro uno che sei dietro la porta pronto a colpirmi. Come mi hai trovato? Elementare, mio caro Daniel. È l'unica casa nel raggio di miglia ed è ovvio che la polizia l'ha controllata. Dopo di ciò diventa il migliore nascondiglio. Hai una mentalità contorta. Cerco di pensare come te. E va bene, ma perché mi sparano addosso? Perché vogliono farmi fuori? Ho insultato qualcuno? Che succede, scusa? Secondo la polizia ti cercano perché sei un omicida. Ma che stai raccontando? Quello che dicono. Ma non mi interessa quello che dicono. Quello è un falso scopo. Loro stanno cercando la valigetta. Perché? E come perché? Quelli mi sparano a vista per prendermela. Beh, si tratterà di un equivoco. Ah, un equivoco, eh? Magnifico. Sai che scriveranno sulla mia tomba? Qui giace Danny Wilde, buono e onesto. Morì di ferite d'arma da fuoco perché si trattava di un incompreso. Ecco. Ah, è terribile, non so che fare. C'è una soluzione molto semplice. E quale sarebbe? Andare insieme alla polizia, racconterai tutta la storia, gli consegnerai la borsa e sei a posto. Ah, allora sto tranquillo. Certo. Sì, ma c'è solo un piccolo neo. Ci sfugge qualcosa? Ci sono dei tipi che vanno in giro vestiti da poliziotti e si beccheranno 5.000 sterline per uccidermi e per prendermi la borsa. Vestiti da poliziotti? Esatto. Ma lo sai che è un reato gravissimo qui camuffarsi da poliziotti? Ah sì? E che ti danno per l'omicidio? Una bella multa? Ehi, Daniel, c'è una jeep là fuori. Sai metterla in moto senza chiave? Ma sicuro. E allora seguimi, il caso è completamente risolto. Ne sei convinto? E come? Bene. Avanti, vieni qui. Ora comincio a capire. Bene. Sì, sì. Ora sali qui dietro. Sì, 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 capisco. Capisco cosa hai in mente. Sì, sì. Metti il braccio più in basso che puoi. Ecco, l'assicuro qui. Dio, hai già fatto cose del genere? Abbi fede, ti ho mai deluso? Sì. Non ti fidi di me? No. Oh, sono proprio commosso. Che hai detto, scusa? Dico che sono commosso della tua fiducia. Ah, sì, sì, ho capito. Ecco qui. Ma tu sai veramente quello che fai? Che bel risultato. Facciamo armi e bagagli e andiamocene. Ho dei compratori che aspettano la borsa. Devo consegnarla, assolutamente. Non abbiamo probabilità, c'è troppa gente in giro. Dovrei indurre i concorrenti a cessare le ricerche. E questo si può fare. Vado giù all'auto. Ci rivedremo là, all'alba. Che cosa vuol fare? Precederli. Essere più furbo di loro. Non perdete tempo mentre sono via. Continuate a cercare. Il tuo benefattore non ha detto dove portarla? Disgraziatamente è morto prima di dirmelo. È stato molto scortese. Non riuscirai ad aprirla così, non fai altro che rovinarla. Comunque il suo padrone, chiunque sia, deve avere la chiave. Giusto? Logica cristallina. Ma a cosa ci porta, eh? A niente. Se l'aprissimo potremmo trovare una traccia, un indirizzo, no? Non riuscirai ad aprirla, dovresti essere Superman con gli occhi a raggi per vederci dentro, ecco quello che dovresti fare. Raggi X? Raggi X? Ci sono? Ci sono dove? C'è una clinica a 10 miglia da qui, appartiene al dottor Rogers, lo conoscevo da quando ero bambino. Dovrebbe essere decrepita allora. Oh, ma non sai che sei spiritoso? Senti, possiamo andarci con la jeep, non trovi? Naturale.
E adesso che si fa? Io ho un'idea. Ah, quale? Camminare. D'accordo. Per fortuna conosco questa foresta e i sentieri come le mie tasche, quindi sarò in grado di evitare brutti incontri. D'accordo, mon capitaine. Dottor Rogers? C'è nessuno? Oh, il cielo ti benedica, il giovane Brett. Sono felice di vederti, sono anni, molti dottore. Anni. Oh, questo lo prendo io, lo metto in un posto sicuro. Mi ricordo di averti curato per gli orecchioni quando eri ragazzo. Orecchioni, sì, dottore, proprio orecchioni. E la cosa strana fu che entro pochi giorni tutte le ragazze della zona li avevano anche loro, gli orecchioni. Sì, sì, ma fu tanto tempo fa. Sì. Salute. Dottore, permetta che le presenti Danny Wilde. Molto lieto, signore, è un piacere conoscerla. Noi sappiamo che lei ha una macchina per i raggi X, vero? Raggi X? Oh, sì, 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 sì. E noi siamo qui per consultarla per una cosetta. Oh, non accetto malati, io non... No, no, non si tratta di malati, questo è un genere di cose che vede questo qui. Vuole vendermi qualcosa? No, no, niente affatto, io vorrei passarla ai raggi X. Ma non faccio più pratica da molti anni. Brett, spiega tu. Ce ne rendiamo conto, ma vorremmo un semplice favore da lei. Ecco, un favore. Si rammenti tutti quei casi di orecchioni che le ho fatto curare? Di orecchioni. La cosa mi suona molto strana, ma se è quello che volete... È quello che vogliamo, prego. Ehi tu, levati quell'uniforme. E perché? Andiamo? Sbrigati a toglierla. C'è troppa gente che cerca la borsa, c'è troppa concorrenza. E ho il sistema per mandarli via. E come? Dando loro quello che vogliono. E quel che vogliono è una borsa nera attaccata ad un uomo. Ehi, cosa fa? Tu comincia a correre. No, no, guardi, aspetti. Se mi vedono con questa, mi sparano a vista. Corri, t'ho detto! Naturalmente sono molti anni che questa clinica non è più in funzione. Io vivo qui tutto solo ora. Mi interesso di ricerche e voglio trovare una cura per il raffreddore comune. Daniel, potrebbe essere una buona idea nasconderti qui finché le acque non si calmino. Ottima idea, parlane. Ah, sì. Dottor Rogers, visto che lei non ha pazienti, le dispiacerebbe se noi ci fermassimo qui qualche giorno? Non vedo perché no. Ci sono dozzine di stanze vuote di sopra. Ho una mia nipote che sta qui per qualche giorno in vacanza, ma sono sicuro che non obietterà. Sì, siate i benvenuti qui. Mi fa piacere avere un po' di compagnia. Vado grazie, a sviluppare le lastre grazie. Per vedere che cosa c'è. Tipo, com'è la nipotina? La conosci? Non ne ho idea. Può essere una bambina che fa collezione di rospi. E tu potresti darle una mano. Ma non è l'uomo che io ho visto. Penso che non fosse solo. L'ha passata il complice. Comunque non ha importanza. Abbiamo questa. Ed è la cosa più importante. Gliela tolga dal polso, per favore. Sì, signore. Mi auguro solo che gli sia valsa la pena, no? Siamo stati fortunati. Grazie per la collaborazione, signori. La caccia è finita. Lo dico sempre.
dare alla gente quel che vuole e così se ne va felice. Sarà un registratore ad alta fedeltà. Già, potrebbe essere qualcosa di simile, certo. Vuoi dire che mi sono portato in giro Sinatra in stereo? A me non dispiace. Hai idea di cosa sia questa roba? Sì, è senza dubbio materiale elettronico e la zona ombreggiata sono probabilmente documenti e la zona nera deve essere schermata da piombo. I raggi X non la oltrepassano. Il più noto esponente nel campo della elettronica è un signore di nome William Wilton, che per caso è un mio caro amico. Vado a prendere la mia auto e gli porterò la lastra perché la esamini. Vengo anch'io, ti spiace. Stanno ancora cercando te e la tua appendice, sì, lo dimentichi. Non ci saranno che... posti di blocco. Lei venga con me, signor White. Tutta salute. Ecco qui, signor Wilde. Sapone, asciugamani. Grazie. E là c'è la doccia calda. Grazie. Se vuole qualche altra cosa mi chiami. Sì. Un po' di whisky e soda. È meraviglioso, grazie infinite. A più tardi. Se tu pensi che io strappi la mia giacca per te, sei matta. Io faccio la doccia, tu fa quello che vuoi. Ho percorso quasi tutte le strade. I blocchi sono stati tolti, le pattuglie sono rientrate. Bene, possiamo muoverci in tutta libertà. Se un centinaio di uomini non hanno trovato la borsa, come può pretendere che noi facciamo di meglio? Perché ora sono io quello che dirige. Perché so come funziona la mente di un uomo che è braccato. Perché io mi metto nei suoi panni e penso come lui. Sa che le ricerche sono finite. Ha fiducia di aver vinto. Vuole abbassare la pistola, per favore? La ucciderò se necessario. Sì, so che lo farebbe, ma la tolga di mezzo. Dunque? Sì. Chi è lei? Mi chiamo Danny Wilde. Per chi lavora lei? Solo per me stesso. Mente, è uno degli uomini di Schubert, vero? Schubert, mai sentito nominare. Vuole abbassare la pistola, per favore, grazie. Lei ha la borsa? No, ce l'ha lei. È attaccata al suo braccio. Ma può averla, può anche comprarla se vuole. Le do un bacio se lo fa. È tutta sua. Lei lavora per lo spionaggio americano? Io non lavoro per nessuno e vuol togliere di mezzo la pistola, per favore. Abbiamo gente esperta nell'ottenere le risposte. Lascerò a loro le domande. Ma ora usciamo di qui. Ma dove stiamo andando? Non lo dimentichi. Io la tengo sempre sotto tiro. Mi tiene sotto tiro. No. Ora si calmi, eh. Basta. Oppure si farà del male. Stia buona, su. Cominciavo a credere che lei non fosse coinvolto in questo caso. Come si chiama? Emily Major. Emily Major? Bel nome. Bel nome per una ragazza. Ora, Emily Major, potrei chiederle qualcosa? Lei sa cosa contiene? Certo che lo so. E sa dove è diretta? Al capo del mio reparto. Molto bene. Le dirò che cosa fare. Le restituisco la pistola, eh? Avanti, la prenda. Non tema, la prenda, è sua. Faccia quello che vuole. Non mi interessa, su, avanti. Io non capisco. Ora le spiego. Mi concede un minuto del suo tempo? D'accordo. Bene, io ero in vacanza con un mio amico di nome Brett Sinclair, accampati fuori del paese. Lord Brett Sinclair?
Sì, esatto, lo conosce. E come? Da ragazza mi ha attaccato gli orecchioni. Oh, vabbè, non deve prendersela troppo. E pensavo che questo non potesse mai accadere, signori. Comunque, è finita bene. Ci ha fatto passare dei brutti momenti. Bene. Ora vediamo cosa abbiamo pagato 500.000 di sterline. Ehi, non entra. La chiave non va. Mi faccia provare, signore. Ecco. La dia a me, ci penso io. Non è la borsa che abbiamo comprato, signori. Ci hanno giocato. L'uomo che l'aveva è stato ucciso. Un sistema molto abile per far cessare le ricerche. Abile. Sì, abile. Dovrebbe entrarci Schubert, se non sbaglio. Ha il suo marchio di fabbrica. E il suo bizzarro senso umoristico. Tutti i libri di James Bond. Così il governo comprò le informazioni da un agente di nome Baxter. Baxter. Era il paracadutista. Non ha avuto modo di presentarsi. La chiave speciale è arrivata con la valigia diplomatica. Capisco. Baxter non si fidava che altri la portassero. Già, capisco. Allora, nella valigia ci devono essere delle informazioni molto riservate. Riservate? Postazione di missili, spie, cifrari, codici. Non avranno più segreti per noi quando avremo aperto la valigia. Lei sa tutto quanto, vero? C'è da immaginarselo. Senta, quando parla col suo capo, come si chiama lì al telefono, perché non gli dice che la borsa è in mani sicure e che noi adesso andiamo dal fabbro e poi a bere un bel tè? Il fabbro potrebbe provare ad aprirla, no? Ma questa è una G7, è una borsa G7. Speciale. Forzando la serratura o la catena, il contenuto automaticamente brucia. Allora ti può esplodere in faccia. Non si preoccupi, no. La chiave arriverà presto. Non mi preoccupo, sono in mani capaci. Mi dia Londra, prego. 559400, è urgente. Dobbiamo presumere che Schubert abbia la borsa. L'unica speranza è che la offra prima a noi. Per quanto il prezzo richiesto sarà fenomenale. Beecham Bennett. Emily, ha la borsa. Dove ti trovi? Allora resta là. Con l'elicottero arriveremo fra un'ora. Ah, Emily. Sei brava. Grazie, signore. Stanno arrivando. Ah, meraviglioso. Bellissimo, Bill. Vuoi dare un'occhiata a questa? Shh! Non è finito. Io non sento niente. È musica silenziosa. Incantevole, no? E come sai quando è finita? Quando l'orchestra se ne va. Non dovevo chiedertelo. Mentre noi ascoltiamo... Puoi dare un'occhiata a questa? È una cosa urgente, ti prego. Oh, è davvero interessante. Affascinante. Una valigetta, vero? Sì, è attaccata a un mio amico. Deve essere affamato. Oh, no, no. Oh, un momento, prendo un tovagliolo e pulisco. Non importa, Emily. No, 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 non creda, fatto. Emily, non fa nessuna differenza. Cara, torni qua, non fa niente, non mi importa. Ascolti. Sai una cosa, non ti posso portare dovunque vado. Per me non sei altro che un continuo tormento. E adesso levati dai piedi. Sei un vero strazio. Sì? Bene, è stata una caccia lunga e faticosa. È stato un vero... Congratulazioni, piacere. Lei ha dimostrato considerevole perizia. Grazie infinite. Lasciatelo. Immagino che lei cerchi la borsa. No, ce l'ho la borsa. Controllate le altre stanze.
Un esemplare di notevole valore, vero? Ma se non ha la chiave si troverà nei pasticci, perché è facile che le esploda in faccia. Lo so. E so anche che la chiave sta arrivando. Oh. Quindi non ci resta che aspettare. Non ci metteranno tanto. Quando la chiave è inserita qui, fa scattare un certo numero di relè. Ma è questo pezzo particolare che mi affascina. Che cos'è? Un meccanismo a tempo. Non fa parte della serratura. Qual è il suo scopo? Beh, deve attivare questa parte. È un meccanismo oscillante che a sua volta attiva il resto. Ah. E cos'è un meccanismo oscillante? Semplice. Una specie di interruttore in equilibrio precario. Il minimo movimento della borsa lo fa scattare. È così delicato che il tocco di un'ala di farfalla lo fa muovere. A questo punto. E va bene. E poi che succede? È piuttosto ovvio, no? Fa detonare questo pezzo. È una carica di potente esplosivo. Tutta la borsa non è che una potente bomba. Mi scusi, lei non sa quanto ci metteranno? Lei è un uomo molto impaziente. No, io non sono impaziente, io sono stanco, sono un po' irritato e sono... va bene. La collera è un'emozione inutile e spossante. Ma se si sente proprio costretto a fare qualcosa, come saltarci addosso e fuggire, si senta libero di farlo. Per me è indifferente togliere la borsa dal polso di un cadavere anziché di un vivo. Bene. Ma dov'è Hatch? Eh? Sentito? Non deve restare qui. Muoviti. Saranno qui a minuti. Bliss, pensa alla porta. Il minimo movimento della borsa lo fa scattare. Fermi! Mani in alto. Non tu. Il tocco di un'ala di farfalla lo fa muovere. Eccellente. Basta così. Non muovetevi. Lo dirò una volta sola. Lei aprirà la porta e non farà niente per avvertirli. E se lei muove ciglio, ucciderò la ragazza. Emily, mia cara, meriti proprio una medaglia. Mi dispiace, non potevo avvertirla. Beecham Bennett, vero? È un raro piacere trovarsi faccia a faccia con il capo dello spionaggio britannico. Schubert. Facciamola finita. La chiave.
Non glielo chiederò di nuovo. Venga avanti, la porti a me. Questo è un momento molto importante. Sì, sì, è molto importante levarmi dal polso questa cosa una buona volta. Lei non può sapere minimamente. No, guardi, scusi, sono convinto che tu ci riuscirai. Ma io credo che invece da questa parte sarebbe un po' più... Ma che cosa succede? Oh, andiamo! Ma che fai? Corri! Ma puoi aspettare un momento? È una bomba! Cosa? Avanti, gettala via! Una bomba? Così mi hanno detto. Piena di esplosivo. Mi ha detto che il meccanismo oscillante era così sensibile che sarebbe scattato appena toccato dall'ala di una farfalla. Non ci crederesti se ti dicessi come l'ho trattata. Sì, forse l'acqua l'ho rovinato. Non c'è altra spiegazione. I nostri tecnici hanno controllato la lastra. Il meccanismo era sistemato in modo da attivarsi solo 30 secondi dopo che la serratura era stata aperta. Sul serio? Il suo scopo era quindi di far saltare il vostro Beecham Bennett. Mm. Gli altri hanno intercettato la vera borsa e l'hanno sostituita con la bomba. Posso tenerla come souvenir? Non vedo perché no. Sai che cosa ne farò? No. Ne faccio fare un anello. Ah, un'idea. Ti piacerebbe averne sì. uno? Non riesco a crederci. Sì, vostra signoria. Due persone adulte. Vuoi essere tanto gentile da... Ho capito. Ti sono molto grato, sai. Vado a cercare un fabbro. Esatto. Per quanto veramente dovevo farti saltare. Arrivederci. Pensavo che non se ne andasse più. Io non mi sento in colpa. L'unica cosa che mi ha dato sono gli orecchioni. Sul serio? Io posso darti di più.